Buongiorno, oggi è venerdì e ho deciso di portarvi con me durante la settimana, non perché debba succedere chissà cosa di particolare, ma perché era un po' che non facevo un vlog così settimanale. So che non si dovrebbe fare, ma ultimamente, mentre faccio colazione, guardo il cellulare, a volte le email di lavoro, a volte sto su Instagram, perdo veramente troppo tempo dietro Instagram. E però da un paio di giorni, invece che passare il mio tempo appunto su Instagram, guardo qualche video su YouTube. Ci sono in particolare due canali che adoro da poco meno di un anno, almeno una di queste signore la seguo da poco meno di un anno, l'altra l'ho scoperta recentemente, penso sia più una ragazza, non so mai come chiamare queste persone perché sembrano giovani ma io non so quanti anni abbiano. E la signora in particolare che seguo è sposata, ha un figlio, quindi definirla semplicemente ragazza mi sembra riduttivo. Non voglio mancare di rispetto e non voglio nemmeno invecchiarla chiamandola signora, ma è proprio per una questione, penso, di rispetto. Comunque sono tutte e due coreane e fanno quei video che a me piacciono un casino, che ho provato a proporvi anche qua sul canale, che quando avrò casa finita tornerò sicuramente a fare, perché, piccola confessione, io in questo momento non ho una cucina, non ho un letto, non ho l'armadio e tante altre cose, quindi siamo in una situazione abbastanza traballante. Ho finito di registrare un video, sono molto contenta perché si tratta di una nuova rubrica che riguarda le nuove uscite, quindi commentiamo assieme in pratica che cosa uscirà e che cosa non vedo l'ora di acquistare e che cosa, diciamo, posso fare anche a meno. Ma in realtà ho colto questa occasione solo per mostrarvi un pochettino la mia nuova libreria, che è immensa ma è incompleta. Io ho soltanto tolto dagli scatoloni e dalle varie borse i libri e per ora li ho appoggiati, quindi non vi faccio vedere nel dettaglio e nemmeno tutta, perché per adesso è un casino, è ancora un po' tutto in work in progress qua nello studio. Sono innamoratissima delle cose che ho preso da Pampling, questa in particolare è stupenda con tutti i personaggi degli anime e manga. Comunque ne approfitto per dirvi che in occasione dell'anniversario di Pampling ci sono diverse promo sul loro sito, fra cui 3 magliette a 30 euro, quindi qualsiasi maglietta a 10 euro. Ovviamente trovate anche queste, anche quelle che vi ho fatto vedere. Su questa promo però non è valido il codice sconto CB20, che trovate sempre linkato in descrizione, però io ve lo segnalo perché mi sembra un'ottima opportunità per risparmiare, visto che quasi mai capita di trovare tutte le magliette del loro catalogo a 10 euro. Yeah.
Oggi lunedì mi sono dedicata per lo più ai lavori di casa, a rispondere delle email, a terminare dei lavori al computer, insomma ho dovuto fare un po' di cose anche abbastanza noiose. Il weekend è passato troppo in fretta, è stato molto bello, siamo stati in giro, sabato siamo andati a Pavia, io e mio fidanzato, però non ho filmato nulla, mi sono veramente veramente dimenticata. Abbiamo semplicemente fatto un giro per la città, molto molto carina, siamo passati anche nella fumetteria Supergoo e in libreria, dove ho trovato un libro usato che dovevo assolutamente portarmi a casa, ovvero La Dominatrice di Agatha Christie, in questa edizione che a me piace tantissimo, della Mondadori, io la chiamo l'edizione gialla dei gialli della Christie, ne ho tantissimi a casa così. La Dominatrice non solo non ce l'avevo, ma non l'ho mai letto, e siccome quest'anno sono i 100 anni dei libri della Christie, in particolare di Poirot, ho intenzione di leggere almeno un libro su Poirot al mese per tutto l'anno. Questo mese in realtà ho già letto Poirot e 4, che non mi è dispiaciuto, ma non è nemmeno fra i miei preferiti, quindi non credo che lo leggerò questo mese, magari a febbraio sì. Domenica sono stata invece a una mostra a Milano, Impressioni d'Oriente, ve ne ho parlato anche su Instagram, molto brevemente era una mostra incentrata sul rapporto fra impressionisti e Giappone. C'erano quindi delle opere ma anche degli oggetti sia giapponesi sia principalmente italiani e francesi, appunto del periodo fra il XIX e XX secolo, influenzati diciamo dall'arte giapponese. Molto molto interessante, quando pubblicherò questo video rimarrà ancora per pochi giorni, perché infatti il 2 febbraio, se non sbaglio, è l'ultima data. Io prima non ho avuto tempo di andarci, quindi ne ho approfittato, insomma, visto che mancava soltanto una settimana. Anche da lì ho riportato a casa qualcosa, una calamita che ho già appeso al frigorifero e due bellissime tazze che avevano sì un prezzo, secondo me, assurdo. Però ho deciso comunque di acquistare, perché sono tazze che non ho mai visto in giro e in realtà forse su eBay o comunque online avevo visto delle tazze simili con dei motivi differenti costare molto di più. E infatti non capisco il senso di far pagare così tanto delle tazze del genere, perché non sono materiali comunque che dici ci sta, sono dipinte a mano o qualcosa del genere. Comunque è una mia personalissima considerazione, ho deciso di prenderle per fare un regalo a me e a mio fidanzato, qualche cosa che ci rimanesse, visto che non vediamo l'ora di poter andare in Giappone, ed è un bellissimo ricordo comunque anche della giornata passata assieme, perché dopo la mostra siamo stati sui Navigli, abbiamo passeggiato, era bel tempo, c'erano i mercatini, insomma è stata una domenica veramente stupenda, perché abbiamo fatto sia qualcosa di diverso che comunque del tempo insieme anche a casa, semplicemente a guardare 90 giorni per innamorarsi, per dire. Finisco un attimo di sistemare, poi mi preparo e vado, perché questa sera sono stata invitata ad un aperitivo incontro slash presentazione con un autore longanesi. So solo che il titolo in questione è un thriller e che l'autore appunto ha pubblicato già in passato diversi romanzi gialli thriller, quindi sono curiosa. Già che sono qua, perché ho filmato il video di martedì, ne approfitto per un piccolissimo aggiornamento. Sono giorni difficili, ho tante cose noiose che non filmo perché non avrebbe senso. Ci sono tante cose che vanno sbrigate per la casa, per l'essersi anche banalmente trasferiti da una città all'altra, insomma cose pallose. Poi sono sempre dietro a appunto sistemare, a spostare gli scatoloni, perché ancora non sono arrivati tutti i mobili, non è arrivata la cucina, quindi alcune cose non le posso aprire, però di altre cose ho bisogno, quindi sono sempre lì a disfare, a rifare gli scatoloni, a spostare la roba, a pulire, e non sto a filmarmi mentre pulisco perché non ho bisogno di giocare a fare l'adulta per farvi capire che ho comunque delle cose da fare. Ma a parte questo, il video che ho appena filmato riguarda Il canto dell'usignolo, ve lo anticipo già, sono rimasta in piedi fino a tarda notte ieri per terminarlo, perché sul finale diciamo era, mi ha preso veramente tanto, molto molto carino. Ci sono state delle cose anche che non mi hanno convinta, non mi sono piaciute, però
secondo me è un'ottima lettura di intrattenimento. Oggi ho iniziato subito un altro libro che però mi sa che ho di là. Io adesso credo che uscirò perché devo fare delle commissioni, devo passare tipo in farmacia, prendere la frutta e anche una bella giornata, quindi magari faccio due passi, vedo il sole e nulla, mi sembra di essere la persona più noiosa al mondo in questo momento. Intanto qual casino aumenta, ma ho aperto uno scatolone veramente a caso per vedere che cosa c'era dentro, ho deciso di togliere tutto perché c'era tutta la roba di cancelleria, insomma, quaderni, washi tape, adesivi, eccetera, ma c'era anche un mushu. E io non credo di avervi mai raccontato la storia, se storia possiamo chiamarla, di questo pupazzo. In pratica Mushu era il personaggio preferito di mia nonna e questo era suo. E quindi niente, adesso invece è con me, non lo mette a fuoco la fotocamera, non so per quale motivo non mette a fuoco Mushu. Comunque mi ero dimenticata che fosse in quello scatolone, quindi quando l'ho aperto poi mi sono emozionata un sacco, ho deciso che dovrà stare sempre qua in bella vista. Mia nonna la teneva in camera vicino ad altri pupazzi e per adesso sta qua dove c'è questo quadro che prima o poi appenderò. E niente, qua a servirmi nel mio posto di lavoro. Confermo che non sono giorni facili, oggi in particolare sono un po' presa dall'ansia perché ci sono tantissime cose che devo fare e tutte in maniera ravvicinata, cioè tutte adesso, quindi sono un po' presa, però spero comunque che il video vi sia piaciuto, che sia stata una tranquilla settimana da guardare. Fatemi, mi raccomando, sapere nei commenti se vorreste altri video del genere, a me piacerebbe fare più vlog ma devo riprendere la mano. E nulla, io vi saluto e ci vediamo alla prossima, ciao!